richiesta perché molti cittadini mi chiedevano che sulla bolletta erano arrivati da pagare, diciamo, più soldi degli altri anni. A questa richiesta di cittadino, a questa domanda di cittadino, ho voluto richiedere al comune la delibera di come sono stati rimodulati i pagamenti dell'acqua. A questa richiesta l'ho fatta il 14 agosto 2007, ancora tutt'oggi non ho avuto risposta per tutelare interessi del mio partito di cui io rappresento e di me stesso di cittadino, nell'interesse di tutti i cittadini di Fucci, non soltanto mio, perché ogni interesse di un cittadino è l'interesse di tutti i cittadini. Come impone la legge, io ho atteso 30 giorni per la riscossione di questa lettera che io non ho avuto. Allora, per amore di pace, perché in paese si dice sempre che Melofreni è un criticone, che Melofreni attacca per spirito suo personale contro l'amministrazione, io ho atteso ancora altri 60 giorni dalla data in cui ho presentato la domanda e purtroppo mi sono dovuto rivolgere al mio avvocato, al mio legale per tutelare il mio interesse. E con tutto ciò ancora, per ancora amore di pace, per stare tranquilli, per dire che Carmelo Freno non è un violento, abbiamo dato ancora 30 giorni all'amministrazione, con la lettera qui dell'avvocato che abbiamo scritto, per, ripeto ancora, per la pace, però io devo tutelare gli interessi miei, personalmente, e dei cittadini, ritengo, come rappresentante del mio partito. Potrei dire tutto e di più, è sotto gli occhi di tutti. Vedi il parco suburbano, vedi la villa, vedi il centro disabile, la palestra, il campo sportivo, milioni di euro gettati al vento. Io per dare un valido contributo al mio paese, io e un gruppo di cittadini ci siamo riuniti per vedere cosa si poteva fare per dare questo contributo. E abbiamo deciso di creare una coalizione per poi proporla alla gente nel 2008, un altro anno. Ebbene, dopo tante riunioni abbiamo deciso che questa coalizione aveva bisogno di un leader che avrebbe qualità per noi, erano trasparenza, onestà e dignità. E queste qualità noi le abbiamo riscontrate nel dottor Bruno Parisi, che dopo tante riunioni che abbiamo fatto insieme a lui, dottor Bruno Parisi, visto e considerato che era pressato da tutto questo gruppo e ha capito realmente che il paese è nelle condizioni veramente disastrose, ha deciso di candidarsi a sindaco di questo paese. A me il ruolo non mi interessa, consigliere, vice sindaco, assessore, a me mi interessa dare un contributo vero al mio paese. E questo contributo vero lo si può dare soltanto essendo all'interno della casa comunale. Poi decideranno gli altri cosa io dovrò essere. Con l'aiuto di Dio e dei cittadini e naturalmente con la nostra buona volontà. Con un appello ai cittadini, a chi come me è stanco di vedere il proprio paese allo sfascio. Sarà una campagna elettorale durissima dove si decideranno le sorti per 5 o 10 anni. Non date il vostro consenso dietro una facile promessa. Valutate bene le persone e i loro propositi. Furci merita di ritornare il più bel paese della Riviera.